campionato del mondo in punti medi per il WBA, titolo vacante tra l'americano Iron Barkley, che vedete anche in quest'ultimo round tenta disperatamente di sovvertire le sorti del match. Calabaio ora deve incassare un destro, ha cercato di arginare la furia dell'americano. Interviene Isidro Rodriguez e vedete che il successo ottenuto nella fase iniziale di questa 15ª ripresa sembra stimolare Barkley. E dobbiamo dire che a dispetto dei tanti colpi ricevuti, l'americano sta riuscendo ancora ad amministrare una certa dose di energie. Ora vediamo che Calabai tenta di arginare la furia dell'americano, in qualche modo è costretto a farlo proprio per non lasciargli troppo l'iniziativa, troppo vantaggio, ma deve farlo affidandosi alla mobilità, soprattutto ai colpi d'incontro, non accettando assolutamente gli scambi. Sono le ultime disperate speranze gettate sul quadrato da parte di Barkley, ma non per questo non bisogna diffidare della loro pericolosità. Adesso Calabai si è lasciato andare un po' nel primo minuto, adesso comunque sta riprendendo perché non gli deve lasciare spazi, perlomeno scuolo il sinistro, ma deve sempre tamponarlo, fermarlo. Dominato nelle ultime riprese, vediamo che l'americano ha ritrovato energie, mobilità, pericolosità in questa ultima ripresa, anche se ora viene nuovamente raggiunto e messo in difficoltà da Barkley, ma vediamo all'angolo da Calabai, dal cui angolo giungono inviti alla prudenza. E sino a questo momento dobbiamo dire che Iron Barkley si sta assicurando la ripresa e dobbiamo assegnarla all'americano questa ripresa, l'ultima ripresa di un match che aveva visto Calabai dominare letteralmente e poi stranamente l'ultima ripresa invece ha visto un ritorno dell'americano. Sì, in effetti l'americano ha cercato di mettere sulla bilancia tutto. Danimarca, vediamo la lettura. Momento. Per Calabai da parte del giudice danese Ovesen. Altri 7 punti, perfetto, verdetto quindi unanime. E ecco, vediamo Maldonato Padano. Sopra i 5 punti, verdetto unanime, verdetto ineccepibile, una vittoria chiarissima, importantissima, mi pare. Vinta la grande.